I contributi promessi dalla Regione alle famiglie dei portatori di disabilità gravi e gravissime non sono arrivati e per questo oggi il Comitato Uguali ha protestato dinanzi Palazzo Vitale sollecitando le istituzioni a risolvere il problema. Sono passati 2 mesi da quell'impegno assunto in Consiglio regionale quando era stato garantito a circa 300 famiglie di portatori di disabilità gravi e gravissime un contributo in acconto per l'anno 2015, appena 400 euro per 12 mesi, risorse che però ad oggi non sono state erogate, allontanando anche l'ipotesi di recuperare il saldo nel bilancio 2018. Le promesse del governatore Frattura e dell'assessore Facciolla sono state disattese, ribadisce il Comitato di lotta per i diritti dei disabili Uguali, che questa mattina è tornato per far sentire la sua voce alle porte della giunta regionale a Campobasso. Avevano detto che per dicembre ci avrebbero dato un acconto e poi per gennaio un saldo, ma non si è visto niente. Per questo noi siamo costretti a ritornare in strada per far sentire la nostra voce, perché purtroppo i diversamente abili nella regione Molise, sono invisibili in tutti i sensi. Noi saremo sempre presenti con il nostro slogan, che gli H24, le persone non autosufficienti, sono state deluse, cioè non hanno mantenuto la loro promessa. E se non mantengono una promessa su persone così deboli, così, questa fascia così diciamo estrema della società, che ha bisogno di supporto e di amore, sono stati così diciamo deludenti, io non so come la gente può credergli. E noi saremo sempre presenti. Quali sono i disagi principali che voi affrontate ogni giorno? Dalla mattina che ci alziamo alla sera che andiamo a dormire, perché comunque sono ragazzi che tu li devi alzare, li devi aiutare a crescere nella vita sociale, li devi procurare il massimo per non farli sentire diversi, tutto qua, ma non è un compito leggero, è tutto sulle nostre spalle, perché sì, è vero che esistono questi centri diurni, queste persone che vengono ad assistere a casa, che sinceramente noi non abbiamo niente, perché con il contributo regionale o chiedevi fondi o ti davano il servizio. Praticamente a noi non è stato dato né il fondo e né il servizio, perché li ritengono solo perché semmai riescono i genitori a sederli sul bagno e fargli fare i bisogni, li ritengono autosufficienti, H24, perché è sbagliato anche il criterio di valutazione di questi ragazzi.